Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo Death Run, che l'hanno chiamato Duck Hunt, come la caccia alle anatre, credo, presumo. Vai ragazzi, su per gli scalini, mettiamo via il coltiello. Oh cavolo, via 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 via! Porca vacca, come sparano! Bastardi, via 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 via! Dove cavolo sono a sparare? Là sopra. Via 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 via. Ancora. Quindi, oh, qua siamo riparati. Le ultime parole famose, raga, eh. Dai, dove cavolo vai? Porca vacca. Riparati, aiuto. Porcaccia. Dove sono? Ah, dentro all'autobus. Dove cavolo vai? Stardi. Un giubbo. Dai, levati. Dai, che mi rubi la position. Sali. Vuoi salire? Oh, là. Non è difficile. Dai, avanti anche noi, raga. Avanti. È tutto nelle vostre mani, ragazzi. È tutto quanto vostro. Oh, bello che si trovano altri giubbotti. Corri, corri. Oh. Pensavo che fosse caduto di sotto. Siamo 4 contro 4 e l'unico pirla a morire sono io, chiaramente. Perfetto. Appena parlato, anche quell'altro è stato abbattuto. Quindi altre due possibilità. Ma se tu salti anche qua sopra, perché qua... qua ti seccano, eh. Qua sanno che corri giù di là. Gli elicotteri, prendi l'elicottero, scendi giù. Stupendo! Stupendo, ragazzi! Carri armati, idra, buzzard, lancia patate! È Natale? Ecco, ha fatto la cosa più... Ma io avrei preso il carro. Io avrei preso il carro perché... con il caccia... tu prendi la mira, però anche quegli altri prendono la mira e fai una brutta fine. Wow, però è pieno di barilozzi, quindi forse... Però vedete che già fuma quello. Vedi, mi sarei messo qua sull'esterno col carro e li avrei fatti saltare tutti quanti in aria. No, cambia elicottero. Dai retta, bastard. Dammi retta. Prendi il carro, che così fai una brutta fine, se no. Perfetto, a terra dove ti possono sparare, mi raccomando. Dove vai? Prendi sto cavolo di carro armato. Questo muore, ragazzi. Questo va a morire. Perché devo avere sempre gente qui? Bravo, complimenti. C'hai un carro armato. Prendi sto carro. Attenzione, si è mosso in direzione dei carri. Oh, alleluia. L'ha capita finalmente. C'è anche speranza per le squadre in cui gioca Beastard. Per fortuna. Solo che quell'altro, sai, cicciobello, è scappato dietro. Non so se lo riuscirai a prendere. Perché adesso quello rimane là. Hai 2 minuti per andarlo a prendere. Adesso devi per forza prendere l'elicottero. Fail tra 3, 2, 1. Vediamo il fail. No, non fa il fail. Ah, oh, l'ha beccato. Grandissimo. Ed eccoci qui pronti con il secondo round. Che cavolo sono le armi? Oh, non prendete tutti i cecchini, eh. Oh, almeno uno per me. Grazie mille. Cioè, ah, oh, eccolo qua il primo. Preso. Dai, l'avevo di nuovo colpito. No. Quanti ce n'è, raga? Non capisco più niente. No, ho finito. È quello che si fa il selfie. È quello che si fa il selfie. Perché, ragazzi? Perché devo avere questa punizione divina? Wow! Era già andato a prendere l'elicottero, l'aereo? Ma va quanto lagga, come faccio a colpirli? A parte che faccio schifo già di mio. In più se c'è lag... Oh, ne avessi ucciso uno. Un campo di visuale un po' più largo. Preso! Alleluia! No!
Porca vacca, via, 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 via. Terzo round. Siamo una vagonata di persone adesso? Siamo veramente in tanti. Prima eravamo solo in quattro. Se ancora qualcuno qua mi colpisce. Via, via, via. Sono senza vita. Dai. Io vorrei solamente farvi vedere i nemici in quanti cavolo sono. Noi siamo in 7, loro sono in 11. 11, ragazzi. È veramente difficile portarsi a casa un cavolo di death run quando gli avversari sono molti di più. Come fai a fare entrare così tante persone in una lobby e metterci in inferiorità numerica? Prima eravamo 4 contro 4, ci stava. Quello è morto alla fine, non ci credo. Prendi almeno il carro, te. Prendi il carro, non andare così. Ti seccano la testa, là. Prendi il carro. Prendi sto maledetto carro. Dai, non farmi prendere colpi strani. Non capisco, ragazzi, io mi trovo molto più sicuro quando faccio ste cose a prendere il carro, perché nel mentre che voi prendete il lanciarazzi, mirate, sparate, il colpo arriva, quegli altri vi hanno già cecchinato. In teoria è così. Bravo, mettiti perfetto, che così te sparano secco dentro l'abitacolo. Te l'ho detto che ti sparavano nell'abitacolo. Quarto round, se riusciamo a vincere questo andiamo in parità. Perché non ne colpisco manco uno? E deve ricaricare il fucile, no? Oh, e ne uccidessi uno! Oh, aumento di rango. Alleluia. Avanti, esci. Ma dai, se poi c'è lag anche. Qua sarebbe da spostare tutti sti barili e metterli lontani. Quello che si fa il selfie. Sapete, ragazzi? Così se dovessero esplodere, esplodono là dietro e non vengono qua a farci esplodere. Solamente un'idea mia, eh. Però potrebbe. Ce l'ho fatta. Sono in vita. Sono in vita. 2 secondi. 1 secondo. 0. Quindi sono curioso di vedere che cavolo succede. Pareggio, persa, vinta. Che cosa mi darà il gioco? Vediamo un po'. Round vincitore. E siamo arrivati all'ultimo round, al quinto. Chi vince questo veramente vince tutto quanto, perché siamo 2 a 2 e vince il primo che arriva a 3 round. Quindi incominciate a correre, perfetto. Vai così, correte, siate in tanti così non sanno a chi sparare. Cavacca, sanno sicuramente a chi sparare questi. Dai, 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 dai. Cavacca. Via raga, io vi saluto. Perché io, ragazzi, devo avere tutta questa sfortuna? Magari potevo fermarmi un attimo, ma in mezzo al casino pensavo di sopravvivere. Invece con un colpo, boom, seccato. La prossima volta farò meglio, non lo so, ragazzi. Vediamo il fail, perché c'è quello col cecchino che lo sta puntando. Questo esce. Oh, dai, spara, spara, spara. Io te l'avevo detto che facevi un fail, ma come vi salta in mente di salire su un edificio? Quello è logico che vi punta. Non lo so, raga. Questo qua. Oh, questo ha fatto la cosa più giusta e sensata. Oh, non morire, eh. Perfetto. E ci siamo portati a casa questa partita. È stata veramente dura, ragazzi. Spero che questo video vi sia piaciuto. Prossima volta cercherò di essere molto più attivo e di non morire subito, anche se questa, ragazzi, è sfortuna, non so che cavolo dirvi, oh. Spero appunto il video vi sia piaciuto, lasciate tantissimi pollicioni in su, qua da Beastard per oggi tutto e noi ci vediamo al prossimo video.